Andiamo da Angelo Cuzzola, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera a tutti voi. Oggi una sconfitta. Non c'è rumore di sottofondo, ma siamo fermi in autogrill, quindi... No, non ci sono problemi. Abbiamo più volte commentato questo pomeriggio, insomma, questa sconfitta in casa della Paolana, che numericamente insomma, risulta pesante per quello che è stato anche il campionato di questa regione mediterranea. Sì, risulta pesante, ma il risultato ci sta tutto, quindi un approccio sbagliato alla gara, il gol è preso dopo pochi secondi e quindi non si è riusciti ad entrare per niente in partita, quindi il risultato che parla da solo, un rigore sbagliato, diverse occasioni anche nella Paolana, quindi credo ci sia poco da dire su questo. Sì, è una stagione che rischia di essere messa a repentaglio in qualche modo, perché ora arriva il Bocale, se le motivazioni fanno la differenza, non so se oggi hanno fatto la differenza in questa gara, c'è il rischio concreto anche che la stagione finisca fra due domeniche, visto che domenica non si gioca. Sì, le motivazioni sono state importanti, ma credo soprattutto per la Paolana, per noi non penso che sia stato una motivazione che abbia potuto spingere la squadra a fare la partita della vita, e quindi loro evidentemente ci hanno creduto più di noi, e quindi noi non siamo riusciti a fare il risultato che ci serviva per poter continuare, insomma, la scia che avevamo intrapreso, sì, nelle ultime settimane. Ecco, ora prossima gara non bisognerà sicuramente vincere, ma potrebbe non bastare. Sicuramente noi cercheremo di vincere e sperare, insomma, che la vittoria possa portare a un qualcosa di positivo, quindi non ci siamo arresi, quindi le tenteremo tutte fino alla fine, insomma. Sì. Con la speranza che possa servire a qualcosa, insomma. Vincenzo, vuoi aggiungere altro? Ha ragione, direttore, l'unica speranza è quella lì, no? Dopo che l'anno scorso, insomma, come ho già detto prima, la Regione Mediterranea è arrivata terza e seconda e ha fatto i playoff. Quest'anno è ancora lì a lottare, seppur quinta, al momento, diciamo, che questa regola di 10 punti è fuori, però ha tutte le capacità per poter centrare sicuramente forse questa vittoria, però deve sperare che la Promo Sport non vinca Soriano. Intanto dobbiamo sperare di vincere voi, prossima, certo. Quindi... Perché ormai che poi è un derby, no? Poi è un derby pure questo. È un derby, una partita particolare, quindi ormai di scontato in questo campionato non c'è nulla, quindi noi oggi non pensavamo minimamente di subire una sconfitta così sonora, eppure è arrivata senza attenuanti, quindi sì. Non, pur volendo trovare un attenuante non ci riusciamo, perché non ce ne sono, quindi 5-0, un rigore sbagliato, deve essere occasione della Paolana. E le notizie di stampa, direttore? No, quelle poi ne parliamo al momento opportuno, quindi non... Vabbè, possono distrarli in qualche modo. I ragazzi devono fare il loro dovere, è chiaro, però... No, distrarre no, perché non sono state prese in considerazione oggi, non è questa la motivazione che ha potuto distrarre la squadra. Il problema, come ho detto tante volte, noi abbiamo una squadra giovane che magari nelle partite più importanti non è riuscita a far valere la propria forza, quindi sì. Alla fine poi sono tutti ragazzi, insomma, la maggior parte stranieri, anche che non il primo anno, qualcuno in primo anno in Italia, e quindi non sono riusciti a calarsi nella realtà nostra, e quindi ma no, le notizie di stampa, no, vi posso garantire che non hanno influito sulla pessima prova di oggi. Vabbè, oggi mi è uscita una notizia su Gazzetta del Sud di un possibile trasferimento a Pellaro, poi vedremo, fusione, non si capisce, poi giustamente Cuzzolo dice ne parleremo a tempo debito, perché ora, insomma, magari qualcosa ma sì, c'è. Ancora non
non avremmo neanche cosa dire, sinceramente. E voglio dire, deve finire una stagione, poi se ne parla, è chiaro. Facciamo finire questa stagione e poi iniziamo a pensare alla prossima con le possibili novità che ci potranno essere. Grazie direttore. Buonasera. Grazie a voi, una buona serata.